allora vi ho chiesto su Instagram, perché volevo fare un mukbang stasera, e vi ho chiesto su Instagram che cosa dovrei ordinare secondo voi. Allora, due sono state le richieste più, più numerose che ho ricevuto. Una è stata quella di fare un mukbang McDonald's. Per un qualche assurdo motivo mi volete male e volete che io mangi sempre McDonald's, quindi sicuramente all'unanimità McDonald's. Ma poi ho ricevuto tante richieste di fare un video in cui ordino bendata, quindi ho deciso di unire le due cose e quindi oggi ordinerò bendata da McDonald's. Il che mi spaventa non poco, perché voi sapete, conoscete i miei gusti, sono difficilissimi. Io al McDonald's non mangio praticamente nulla, se non fosse con un'ordinazione speciale, tipo nel panino non mettermi la salsa o non voglio il formaggio, insomma nell'insalata no. Quindi per me sarà una vera e propria sfida difficilissima. Ok, siamo su Uber Eats, che è l'unico della mia città che porta il McDonald's a casa. Non so da voi com'è, ma da me a Trieste c'è solo Uber Eats. Tra l'altro mi sono dimenticata di dire che non sono sicura chi ha iniziato questo tag, perché me l'avete chiesto voi, ma io non sono andata a controllare, quindi mea culpa. Non so chi ha iniziato questa challenge, questa tipologia di video, ma potete scriverlo voi nei commenti se lo sapete, così diamo credito a chi ha iniziato. Allora, siamo qui, siamo su ubereats.com e sto vedendo, oh, le novità e promozioni, ci sono i biscotti di Halloween, che carini! Non mi dispiacerebbe prendere questi, ma oggi non deciderò io, purtroppo. Allora, ci sono un sacco di categorie, quindi io direi di andare sui McMenu, Happy Meal, panini singoli. Andiamo tra i panini singoli. Qui ce ne sono diversi, c'è anche il toast, spero davvero che mi capiti, o il toast o il filetto fish, sarebbe fantastico. Però poi posso togliere qualche ingrediente dal panino che scelgo? Penso di sì, giusto? Penso di sì, almeno questo concedetemelo, perché andare nel buio, barcollare nel buio così non è da me. Allora, vendiamoci, aiuto, dove devo andare? Oddio ragazzi, aiutatemi, vi prego, ok. Andiamo un po' più giù. Sto muovendo abbastanza questa freccina in modo da smistare, mixare il tutto. Non è facile ragazzi, non è facile. Ok, questo. Ok, è il gluten free burger, che nemmeno sapevo esistesse onestamente dal McDonald's. Probabilmente mi sono rovinata tutto il trucco. Il gluten free burger va bene. A quanto sembra ha due strati di hamburger di carne e due strati di formaggio. Aggiungi un articolo all'ordine. Va bene, vada per il gluten free burger. Adesso passiamo, io direi, alle patatine, perché ovviamente accanto al mio gluten free burger devo prendere le patatine. Però qui ci sono sia le patatine che i nuggets, che altre sfiziosità, come le chiamano loro, quindi magari potremmo pescare due volte da qui in modo da poter scegliere sia patatine che un'altra cosina. Vediamo, perché non credo ci sia un menu soltanto per le patatine, no, ci sono sfiziosità e patatine. Ok, ribendiamoci, si muove oppure no, questo. Non ho scelto nulla, di nuovo, cosa ho cliccato? No, vabbè, ho cliccato troppo in basso, ok, riproviamo. Questo. Oh mio Dio, 20 chicken McNuggets, non si sono aperti ma ero sui 20 chicken McNuggets, cioè non 6, non 9, 20 chicken McNuggets, io non ho parole, non li finirò mai. Vabbè, ok, scegliere salsa, così deve essere, campo obbligatorio, no, no salsa, perché non mi piacciono le salse con i nuggets, scegliere salsa di nuovo, no salsa, non la voglio. Scegliere salsa di nuovo? No salsa, ok, me ne danno 3 perché giustamente ci sono 20 nuggets, quindi almeno 3 salse ha un senso, ma io non le voglio comunque. Ok, i nuggets da 20. Le patatine, riuscirò a prenderle in qualche modo oppure no? Qui ci sono le ricche fries cheddar, le ricche fries cheese and bacon e poi le patatine normali. Riproviamo e vediamo se riesco a selezionare patatine che vorrei tanto. Forse avrei dovuto andare non sul panino ma sul menu in modo da avere le patatine,
ma così abbiamo più cosine da scegliere, secondo me non è male. Allora, ho visto che devo muovere perpendicolare il mouse così più o meno per scegliere delle patatine, ok? Queste. Oh! E vai ragazzi, e vai, ho scelto le patatine normali, super super happy, perché quelle con il bacon non penso che mi possano piacere più di tanto, però sono super contenta. Ovviamente regolari, medie, grandi. Grandi, che domande sono? Rimuovi ingredienti, no sale? Come no sale? La cosa più buona, io amo che siano così salate. Ok, aggiungi un articolo, aggiungi. Quindi per adesso abbiamo 20 chicken McNuggets, patatine grandi e gluten free burger. Voglio vedere se riesco a togliere qualche ingrediente dal gluten free burger. Voglio assicurarmi che non ci sia insalata, pomodorini, cetriolini e tutte quelle cose che io non mangio. Ma mi sembra di no, perché se clicco su rimuovi articolo penso che vada a rimuovermi il panino e non ci sono ingredienti da togliere, quindi gluten free burger te lo becchi così e ciao. E poi andiamo, a questo punto io andrei tra i dolci, perché abbiamo un sacco di McNuggets, abbiamo il panino, abbiamo le patatine, io direi di andare sui dolci. Allora, no, anche le bibite. Andiamo a selezionare una bibita, qui già lo sapete, secondo voi in cosa spero? Ovviamente nella Coca-Cola Zero, e qui ce ne sono veramente tante. Vediamo, allora, mascherina, quello che spero che non mi arrivi è il succo alla pera, perché non mi piace, o all'ananas, ancora peggio, speriamo che non mi capitino i succhi alla pera e all'ananas, altrimenti sarebbe grave. Allora, ok, ci siamo ragazzi. Non so se devo salire, scendere, cosa devo fare. Vabbè, non ho selezionato nulla, sono uscita praticamente dal campo bibite. Ok, rientriamo nel campo bibite. Ok, riproviamo. Ragazzi, non è mica facile. Succo bio di mela. Vabbè, poteva andare peggio, poteva capitare quello all'ananas, però succo bio mela, come faccio io senza la mia soda con le bollicine quando mangio il McDonald's? Vabbè, prendiamone due a questo punto ragazzi, perché sono piccolini e io ho sempre molta sete quando ordino il McDonald's, quindi vabbè. A questo punto, dopo aver ordinato la bibita peggiore, vabbè, andiamo sulle torte e dessert, ce ne sono veramente tante. Ci sono le ciambelle, ci sono i macaron, ma io vorrei in particolare o il McFlurry, che non vedo perché. Ah, perché sottogelati, quindi no, vabbè, tra torte e dessert, gelati ragazzi, io andrei onestamente sui gelati, perché amo il McFlurry con gli Smarties e amo il sundae al caramello, che però non vedo qui, come mai non c'è? Hanno tolto il sundae al caramello, il mio gelato preferito al mondo. No, vabbè, forse non proprio il gelato preferito al mondo, però sicuramente il mio preferito dal McDonald's, non ci posso credere. Ma perché l'avete fatto? Perché? O forse è solo sold out online, non lo so. Comunque, andiamo, ci sono gelati, c'è il McFlurry e i baci perugina, all'oreo, Snickers. Quello Snickers l'ho assaggiato ma non mi piace perché ha le noccioline. E poi ci sono i milkshake, vaniglia, fragola, cioccolato e banana. Spero che non mi capiti il milkshake alla banana. Oh, oh, non so perché io stia facendo... mi viene naturale. Ok. Non ho scelto nulla di no, non ci posso credere. Ok, Nicole, impegnati. Dimmi che ho scelto... ok. McFlurry ai baci perugina. Onestamente poteva andarmi peggio. Non l'ho mai assaggiato. I baci perugina mi piacciono, non impazzisco per la nocciola che sta al centro, quindi per questo speravo degli Smarties Oreo, però vabbè, lo assaggeremo e sicuramente non avanzerà. Extra extra baci, addirittura, no vabbè, prendiamo quello normale, non esageriamo, aggiungi un articolo. Ok, io direi che ci siamo, abbiamo un McFlurry baci perugina, nulla di tutto ciò io avrei ordinato, ok. 20 chicken McNuggets, no salsa, patatine grandi, 2 succhi bio mela, vabbè, non mi piace il succo alla mela, ve lo dico, onestamente avrò bevuto 3 bicchieri di succo alla mela nella mia vita e sicuramente non l'avrei scelto, e poi abbiamo il gluten free
burger. E direi che questo è tutto per il nostro ordine, perché altrimenti se vado a prendere qualcos'altro, cioè già così 20 chicken McNuggets non riuscirò mai a finirli. Quindi passaggio successivo, pagamento. Ok, quindi adesso paghiamo e poi spero che arrivi presto, perché ho seriamente tanta fame. Il nostro ordine è arrivato, finalmente ho una fame da lupi. Eccolo il nostro super ordine, ragazzi, spacchettiamo tutto. Il gatto Denver, che come al solito deve apparire anche lui nei video, ci mancherebbe altro. Wow! Intravedo i succhi di frutta e vedo anche il gelato. E questo andiamo a metterlo subito in freezer, ragazzi. Eccoli i due succhi di mela biologici. Uno era seriamente troppo poco, perché la sete che mi viene quando mangio McDonald's è qualcosa di insaziabile. Come mai ce ne sono due? Questo non mi è chiaro. Mi hanno portato... Forse hanno sbagliato ordine, ragazzi. Non... Io avevo ordinato una porzione di patatine, me ne hanno mandate due. Vediamo sullo scontrino che cosa c'era scritto. Una patate grandi. Effettivamente si sono sbagliati, me ne hanno date due. Il bello è che pensavo tutto il tempo, mentre aspettavo che mi arrivi, dovevo ordinare due porzioni di patatine perché ho super fame e nuggets ne ho tantissimi. E ragazzi, me ne sono arrivate due, ma ne ho ordinata una. A volte la legge dell'attrazione ti stupisce. E poi effettivamente ci sono i 20 chicken McNuggets. E c'è sempre qualche patatina nascosta nei pacchetti. E poi, qui dovrebbe esserci il panino, sì. C'è il gluten free burger. Non avevo ordinato il ketchup. No, non ho ordinato il ketchup. E questo mi sono dimenticata. C'è anche il cucchiaino per il McFlurry. Questo mi sono completamente dimenticata del ketchup. Non mi ricordo se con le patatine mi hanno chiesto se volevo delle salse oppure no. Che peccato, vabbè, fa niente. Ok, allora, è decisamente bizzarro, perché lo apri e il panino sta in una confezione di plastica a sé, praticamente. Ok. Ed è un panino molto più, non lo so, mi sembra più piccolo rispetto ai panini normali. E all'interno effettivamente c'è solo carne e formaggio, almeno così sembra. Il che, ragazzi, è un colpo di fortuna. Buon appetito, ragazzi, ho già iniziato a mangiare perché... non ce la facevo più. Praticamente oggi non sono riuscita a mangiare niente tra una cosa e l'altra. E quindi questo è il mio pranzo e la mia cena. Lo so, però mi dite sempre che non devo fare così. Ma fidatevi se vi dico che non ho avuto letteralmente il tempo per fermarmi un attimo e mangiare oggi. Devo togliermi la felpa perché fa troppo caldo, ragazzi. Un po' stropicciata, ma è la maglia che uso a casa. E in realtà tra qualche giorno partiamo per l'Olanda, quindi sto sempre a preparare qualche video, contenuti, foto eccetera, per quando sarò via, per non lasciarvi senza video. E quindi le giornate sono un pochino più piene del normale. Poi sto avendo un sacco di collaborazioni nell'ultimo periodo, il che è super positivo naturalmente, ma ho veramente tantissimo lavoro. E sì, comunque non fa bene, dovrei alzarmi e fare colazione perlomeno. Però nelle challenge che faccio recupero, che mangio un sacco di calorie, un sacco di schifezze in realtà. Quindi magari un giorno un po' di McDonald's. Sto per dire un giorno di dieta, ma in realtà sto mangiando McDonald's. Ok, assaggiamo questo panino gluten free. Voi lo sapevate che esiste? Sono decisamente due strati di carne, due strati di formaggio. E vi devo dire tutto sommato che non è niente male. Non mi dispiace. La cosa che mi dispiace è non avere la Coca-Cola. Questo mi dispiace, ma adesso assaggeremo il nostro succo alla mela. Beh, non è male. Mi sembra un po' di ritornare bambina con questi succhi. Sono quelli che mia mamma portava sempre quando andavamo ai giardini o tipo facevamo una gita. Avevo il panino al sacco e questi succhi così con la caduccia. Riguardo il tattoo, che comunque è guarito e lo amo, ok? Mi avete chiesto sotto quel video come mai non ho
aggiunto, l'ho scritta perché il tatuaggio originale, l'idea, in realtà avevo preso l'idea da due tatuaggi diversi. Uno era quello della ragazza che ce l'aveva sulla nuca, ed era più semplice. In realtà mi avete chiesto perché non hai riempito il cuoricino di colore e perché non c'è scritto, non hai lasciato la scritta Mia Family sotto. Allora, numero uno, la tatuatrice mi ha sconsigliato di riempire il cuoricino perché ha detto che con il tempo si sarebbe potuto trasformare un po' in un neo se lo avessi riempito, quindi me l'ha fortemente sconsigliato, per questo l'ho lasciato vuoto. Numero due, me l'ho scritta My Family, forse così si riesce a vedere qualcosa. Numero due, non ho scritto My Family perché per poterci scrivere My Family il tatuaggio sarebbe dovuto essere molto più grande di quello che è, altrimenti la scritta non è fattibile, che poi si trasforma in una macchia. Quindi per questo motivo non ho scritto My Family, perché se voglio scriverci una cosa del genere il tatuaggio viene parecchio grande e non mi piacciono i tatuaggi grandi, solo per questo. Perché ho ricevuto diverse critiche per questo e mi è dispiaciuto molto, ma il fatto di volermi tatuare un tatuaggio scelto da voi, dai miei follower, è già di per sé per me un gesto significativo. Non è che se ci aggiungo la scritta My Family o no cambia qualcosa, io lo so che cosa significa questo tattoo e me lo porto sempre con me, quindi per me il significato che ha non cambia se c'è la scritta My Family oppure no, perché ha un significato importante. Comunque, uno dei video che ho visto che vi sta piacendo tantissimo sono i video in cui mangio cose di un dato colore per 24 ore. Mi state chiedendo di farlo con il bianco, farlo col colore arcobaleno, di farlo con il cibo trasparente. E con il cibo trasparente penso che sia tipo la sfida più difficile di tutte. E voglio cimentarmi. Devo un attimino cercare di capire che cosa si intende per trasparente, perché l'unica cosa che mi vengono in mente sono tipo gli spaghetti di riso, che non sono però forse proprio trasparenti. Non lo so, interessante come cosa però. Nel frattempo vi dico che già sto preparando alcuni di questi colori, quindi rimarrete stupiti, perché ho trovato un sito che vende cibi americani, che è roba, ragazzi, che qui ci sogniamo. E quindi sono molto pronta per le prossime sfide. Mangio cibo di colore X per 24 ore. Voglio stupirvi. Vi devo aggiornare. Gatto Denver e Gatto Max non bullizzano più Audrey. Lei non si nasconde più da Max, lui non le fa più dispetti. Però Beta continua ad odiare Denver. Succo finito. E lo, non è che lo perseguita, però diciamo che se lo vede e lui le va vicino, lei comunque una soffiata e una zampata gliela dà. A volte quando Denver mangia, lei gli va da dietro e lo attacca così. Quindi mi dispiace un sacco perché... strano bere succo alla mela col McDonald's. Mi dispiace perché povero Denver ha paura di lei. Invece con Max continuo ad essere amiconi, sono sempre insieme. Si lavano, giocano, sono... mangiano insieme, sono veramente... so che lo vedete anche Max? Oh no, ha perso il giochino sotto il divano. Come al solito, quando gli tiri fuori i giochini, tempo un'ora sono di nuovo tutti sotto il divano. Ma Denver che fa le puzzette mentre io mangio? Ma Denver? Ma cosa, Denver, amore mio, fai le puzzette? Fai le puzzette? Ma amore mio, amore mio. Vabbè. Alla fine, ragazzi, questo è quello che ho avanzato di tutto quello che ho preso. Quindi direi che avevo seriamente tanta, tanta fame. E questo mi sa per domani. Ma nel frattempo, visto che c'è sempre spazio per il dolce e noi... non diciamo mai no, specialmente ad un McFlurry, ok? Profuma veramente di bacio, molto molto buono. E questo è un altro, un'altra di quelle cose che non avrei... oh wow, un pezzo di cioccolato intero. Un'altra di quelle cose che non avrei mai ordinato, onestamente, non fosse stato per questo video. Però è molto molto buono, si sente molto di più la cioccolata, che assomiglia un po' alla Nutella rispetto alle noccioline. Wow, ragazzi, vedo che la mia batteria sta lampeggiando di nuovo, quindi probabilmente la telecamera si spegnerà. Io quindi vi saluto qui,
finisco ancora un po' di gelato, ovviamente tutto, non lascio mai il dolce, quasi mai. Dove essere veramente strapiena. Ma comunque, questo è quanto. Vi mando un bacio grandissimo. E noi ci vediamo domani. Chissà domani, perché vedete questo video giovedì, quindi ci vediamo domani con un nuovo video. Un bacio grandissimo, mia family. Ciao!